stay in touch, keep it up, sing it out loud. Been afraid of the dark lights inside, that the people society sends out. Here's a word for the one who never speaks the truth. Listen now, everyone is here for you. Don't be afraid to let me in. Baby, open up your heart. Eccoci qua, buonasera a tutti, finalmente proveremo a fare l'ultima tappa, la 25esima del WFR Tour 2020, sperando che il timone non mi abbandoni, anzi veramente già mi ha abbandonato e provo a volare senza, ho fatto in questi giorni a tempo perso qualche prova, che avete visto pure che ho postato su Facebook questa mattina, ma era di giorni addietro. E niente, proviamo un attimo come va la situazione, ovviamente alla buona, anche perché questo timone mi fa un po' di bizze ultimamente. Proviamolo, cioè quando ho la manetta a zero sembra che vada abbastanza bene, dal momento che tiro la manetta mi dà qualche problemino, ma adesso sembra che non stia dando fastidio. Perfetto, a questo punto facciamoci tutte le prove del caso. Aspetta, voglio ripolare un attimo sto shader HDR, quale pialla troppo la luminosità, mamma mia, ti do dei dettagli sull'aereo. Ok, ovviamente prima di partire ci dobbiamo fare il piano di volo, che non ce lo siamo fatti. Procediamo, vai con il desktop. Qua. Oh, intanto andiamo a vedere la mappa di Locarno per uscire dall'aeroporto. Utilizzeremo... Allora, non potrei utilizzare le piste in erba perché sono riservate per gli alianti. Però, oddio, approfitto, tanto sto parcheggiato là vicino, utilizzo per il decollo la pista in erba. Esco su W e poi usciamo, vediamo LSZL area. Usciamo su W e tanto già poi stiamo in Italia. Ci facciamo tutto il sentiero del Lago Maggiore e scendiamo giù. Il confine è molto vicino, quindi W, scegliamo un punto di riporto sulle mappe di Milano. Milano, eccolo qua. Allora. Eccolo qua,
primo punto di riporto è cannobio, diciamo cannobio, l'aveno, Lisanza potremmo fare, romagnano, biella, sì, mi piace, è lo stesso percorso di andare, fatto da Aosta fino a Bergamo, mi sembra. Quindi Aosta Biella era il primo, poi Biella Bergamo, fatto Romagnano, Lisanza e tira davanti qua sopra. Mentre sto giro farò Cannobbio, cioè doppio V che sta qua. Cannobbio, Laveno, Romagnano, Biella Nord, Ivrea. Allora andiamolo a fare subito, così non ci sbagliamo e non ci discordiamo. Allora, questo doppio V sta poco al largo di San Nazaro. E lo chiamiamo doppio V, casomai con la maiuscola. No, fa, modifichiamo doppio V. Ok, poi cannobio, preciso proprio. Ce lo schiaffo sopra. Poi che avevo detto, già non me lo ricordo più, vedete. L'Aveno di fronte Verbania. Ecco qua, sta sulla terra, sì, sta proprio sul centro abitato. O sul lago, no, sul centro abitato. Lo metto un po' più fuori così. Aveno. Romagnano, Gattinara, Romagnano, questa parte qua. Allora, dove sei Romagnano? Dove sei Romagnano? C'è uno, non lo vedo. Qui sta scritto vicino, Grignasco, Borgosesia. Grignasco, Romagnano, Romagnano 6, sempre di qua, diavolo, cedati. Ok, schiaffo su Romagnano, Romagnano, senza doppio pipono, Romagnano, dopo Romagnano, Biella Nord, no. Potrei fare Biella Nord Ivrea. Biella Nord Ivrea. O direttamente Ivrea. Vediamo quante miglia so. È poco. Quindi si può fare direttamente Ivrea. Ok. Romagnano Ivrea su 24.000 e va poi a. Fa così, va bene. Ivrea, Ivrea, poi il punto di ingresso dentro è Châtillon, tutta la gola dell'Adda, della Dora Baltica, non dell'Adda. Châtillon, eccolo qua. Un Châtillon. Châtillon, Châtillon, ok. Poi punto d'ingresso in aeroporto è Nus e Aosta e siamo arrivati. Lo trovo Nus da qualche parte. Châtillon, eccolo Nus.
un po' più qua. Oh, bene. Salvo. Vediamo quanto ci vuole fare questa tratta. 40 minuti. 40 minuti e 150. Se ce ne facciamo 140, vabbè. Proviamo a farlo a 140, vediamo performance. 140. 42 minuti. Scansa dei fatti di là. Ok, 150 giudicato. Bene così. Oh, salviamo questo, facciamo un'analisi altimetrica così vediamo se ci incrociamo da qualche parte. Vabbè, ovviamente dentro e qua a cannobio, sì, subito dopo. Qua il livello di volo minimo è, non faccio tutta la goletta, mi faccio tutta la goletta della Dora Baltea dopo Ivrea, quindi non salgo, devo solo togliermi di torno sto cannobio qua, sto pezzo di Montarozzo, ma faccio una leggera deviazione e ci giro attorno senza problemi. Ok, piano di volo ci piace, non è male, lo esportiamo per X-Plane, testerò X-Plane Output FMS Plans 25, lo SZL di maglia Mike. Esport, bene, esportato. Oh, dal momento che è stato esportato togliamo di mezzo, ed andiamo a fare tutte le manovre del caso. Allora, le mappe qua le possiamo togliere, le mettiamo simulatore. Oh, faccio una cosa prima, faccio un nuovo volo che sicuro non si avvieranno i motori. Proviamoci però. Ok, sto io davanti se niente, proviamo. È partito, meno male. Ecco anche il secondo. Ok, passa un po' il volume dell'interno del velivolo, se no mi stona le orecchie. Oh yes. Quindi, flight plan. Caricare. Eccolo qua. Enter. Ok. Piano di volo caricato. Ok, allora vado a condividere diretta, se vi va fatelo anche voi, vi sarò grato. Secondo, possiamo mettere un foglio del testo scorrevole. Condividi.
apparirà. Eccolo qua, che ho condiviso. Perfetto, allora piano di volo creato, aereo acceso, pare che il test dei controlli di volo sia andato a buon fine, timone altrettanto, speriamo bene che regga. Andiamo a connetterci online ad IVAO ed a inviare il piano di volo. Allora, togliamo tutta sta roba. Ok, Beach Baron. Lima, India. No, che Lima, India. Lima, Sierra, Zulu, Lima. Los Zulu. Departure time. Mettiamo le 4, quindi le 2. 14.00. Cruise speed 150. Route. W Cannobbio Laveno Romagnano Romagnano Sesia Ivrea Châtillon. Se andate a rivedere la prima tappa, piano di volo al contrario che feci per Aosta a Biella, ci stavano un sacco di più di punti di riporto. Poi sempre nella stessa tratta l'ATC, quando vide il piano di volo, mi disse: guarda che puoi fare a meno di mettere tutti questi punti, bastano quelli necessari riportati sulla carta e... per andare tranquillo. E sto punto ho fatto direttamente Ivrea Châtillon senza mettere altri punti di riporto in mezzo con la gola dell'Aurora Baltea, perché tanto alla fine mi ha detto che era inutile. Quindi W Cannobbio Laveno Romagnano Ivrea Châtillon Nus e basta, siamo arrivati. Allora, Lima India Mike Whisky all'alternato che ci mettiamo. Ci sta un campo di volo, ma questi non sono riportati. Non sono riportati, quindi ci metto Biella come alternato. Lima India, Lima India, Lima Eco. Lima India, Lima Eco. Qua mettiamo 0045 alternato Lima India, Lima Eco. Ok, UFR 2020. Mettiamo Endurance 3 ore e 40. Person on board una sola e pilota solo io. Send flight plan. Ok, a questo punto connetto il GPS e connetto anche i VAO. Alright. Adesso faccio una cosa figa. Vado in frequenza perché sta collegato alla Svizzera, dipende da come parla. Se parla francese lascialo aperto perché già sono capitato che magni ranocchi ti parli in inglese e te parlano in francese. 133 405, andiamo, da qua. Questo non c'era la terza cifra decimale. English only. Italia 1417, just contact Paris Control Frequency 128.1, bye bye. Contact Paris Control on 128.1, have you a nice day, bye bye. You too, bye.
If you 1015 leaving my ASP, switch to Unicom and to the Malay, bye bye. Switch to Unicom, bye bye sir, thanks. Ok. Accendiamo qualche luce. Tempo. Busta, Anna, Axel, piccia tutto, vai, fai vedere che abbondiamo. Oh, allora, fai vedere un attimo qua. Questo non ce l'aveva la... Sì, ce l'aveva la vertical speed. Ma dove me la faceva vedere? Sette il trim. Ok. Chiamo la tacchetta di flap. In che posizione sta il trasponder? Stand by. 4 November, switch to Paris, frequency 128 decimal 1, bye bye. Paris, 128 decimal 1, transfer to 04 November. I am 295, I am going offline, switch to Unicom, 122 decimal 8, bye bye. 1-2, that's made. Ok, noi facciamo sto giro qua. Alphonse 1604, for you two I'm going offline, switch to Unicom 1-2, that's my late, bye bye. Mettiamoci in posizione. Unicom 1-2, that's my late, thank you for service, goodbye. Vediamoci che questa non la capisco poco e niente. Appunto facciamo così. Punto chat. Yo 8 Papa Bravo, I am disconnecting, switch to Unicom 1-2 decimal 8, have a nice flight. Unicom 2-8, merci, buon après-midi, Baltic 8 Papa Bravo. Ecco pure Ivan. Ciao Ivan. Che mi stai a scrivere? Sto fatto a tempo. Hai fatto in tempo, sì. Azzecca, vai, andiamo. Oh, scriviamo a questa ATC che non si capisce niente come parla. Swiss Radar si chiama, se non erro, eh. Vabbè. Sì, Swiss Radar. No, non ce lo mando privato però, io sto qua in Unicom. Radar, India Charlie. Scala maiuscolo A. Allora, Spiss Radar. India Charlie, bravo A. Fatà. Take off.
Vediamo che ci risponde. Sono rimasto solo io. O se non risponde ci parlano. Ah, staccato proprio. Ah. Onza. Che spettacolo. Ha staccato. Vabbè, ha staccato. Andiamo sulla Unicom. Tanto per cambiare. Switch to Unicom. Thank you, Ivan, per il like. Oh. A sto punto faccio come mi pare. Vai, allora, quindi, l'SZL traffic, BE58, taxi, to runway 26, se non erro, vado a rivedere la mappa, la cartina al volo, non è questa, è quest'altra, sì, 26 centrale, verifichiamo. La prima 26 centrale 26C. Perfetto, vai. Speriamo che il timone mi assiste. Oddio. Dobbiamo fare di meglio. Senti, senti che motore, senti che motore, senti che motore. Ti like tantissimo, non si può sentire. Ok. E che Icaro ce la mandi buona, perché qua oggi con sto timonaccio schifoso non si sa come va a finire. Flap giù una tacca. Vicino, mettiamoci un po' più dietro. Parametri di protezione 90. Già così è un po' meglio, no? E poi va troppo davanti, mi zoom io all'indietro. 85. Like di Salvatore, grazie, grazie Salvatore. Allora, dicevamo, voglio mettere una visuale che vedo almeno il muso dell'aereo, perché se no ogni volta batterà un cinema a colori. Allora mo la salvo sta visuale così. Un po' di meno, così me la salvo su 5. Perfetto. Oh, bene, andiamo, flap giù tutta manetta. Che sta a fa bravo il timone, sta a fa il bravo, il timone sta facendo il bravo. Ok, UR, vai, rotate sul carrello. Stavo sulla finestra.
sui flap e via, speriamo che il timone regge. Ok, 1500 piedi, saliamo a 2500. Traffic 1058, W, o meglio whisky, 2500 piedi, se ci arriviamo, ci vediamoci da qua. Riporto, ok, riporto è andato. Non è andato il pilota automatico, ma non ci frega niente, intanto portiamo, rallentiamo un po'. Venga copia sta roba. Cannabiolo, cannabinolo, cannobbio. 1500 a 12 fette di mortadella, vai. Male che vai a maffol, fantastico. Ok, piccola viratina. Allenta zighetta, aggiusta il trim. E adesso riesco a capire nelle puntate precedenti perché sto cavolo di aereo, io dicevo ammazza che bella folata di vento, ho preso una, avrò preso una bella turbolenza, invece no, era il timone che era sfasciato, il joystick. Valla a sapere prima, detto adesso si sta comportando bene, quindi andiamo senza pilota automatico per cannobbio, perché devo fare il giro al Montarozzo, quindi vado senza autopilot, dopodiché metto l'autopilot e ci vediamo un po' di scene. Quindi da 4 sto scendendo, cabra un po', rallenta, e andiamo a manetta, vai, capra capra frate, accelera ziga, ecco qua, e ti pareva che il medio non cambiava, vabbò. Da bella giornata a giornata pessima. Ovviamente devo riportare cannobbio, ma non so 2005, ma so 2002. Perfetto, ci passiamo sopra al Montarozzo. Spettacolo. Cabra un po', bello bello bello, in rotta, vai con l'autopilot,
teniamo sempre d'occhio qua la costa. Fammi calare un attimo a cannabinoido. No, ma se volete faccio sniffare un poco del benzinavio, è più efficace del THC. Dici ci passiamo a sta montagna, ma io penso che l'autopilot non si sia attivato come doveva. Infatti sta portando a fratte. E andiamo manuale, andiamo di manuale che ci piace di più. Ok, ok. Rientriamo in rotta. Cazzo schiacciato qua sopra, non si capisce. Nav sta acceso. Nav. Autopilot. Se gira si è attivato, se no non si è attivato. Fammi vedere. Si è attivato un giufalo secco. Beh, intanto passo tranquillo. Pavino 2500 piedi. Ah, perché sta messo l'FD? Togli sta FD. Perché va su un nav1, non ho messo GPS grazie a Zipeppa che non si avvia il pilota automatico, no? E c'è voce vo, se non ce lo dici quello che deve fa non lo farà né mai. Rincoglionito. Babbo ci sta. Ci sta. Oh, mosi. L'ero fatto io il cannabinoide. Alla grande. Cavallamo sta montagnella, che dici? Io non penso, Infatti no. A 2500 l'avrei scavallata volentieri. Precisa. Però visto che sto un po' più basso, sicuramente è cambiato pure il QNH. Adesso ci rimettiamo in pista e vediamo se trovo un metar da qualche parte.
Ok, andiamo a cercare un Medar. Medar, qua sto vicino a Romagnano, quindi Biella. L-I-L-E. Medar found at this airport. Bene, proviamo quello di Torino Casella. Serve QNH. Q1010, vedi, ma stiamo ancora a 1015. E chi ce l'ha detto che infatti 10. Vai. I pressi di Cannabinoido c'è molta confusione. Non è colpa tua, c'hai ragione. C'hai proprio ragione, non è colpa mia. Prepariamo il riporto per Romagnano, che tra un minuto saremo là. Traffic, che scomodo fa sta cosa. Sta visto, scatticchia un po', però vabbè, passato Borgo Sesia, Borgo Manero, scusate. Dirigo verso Romagnano. I ATC disconnessi, quello della Svizzera è disconnesso. Carmasta Monaco. Basta. E Magnana Nocchie della Corsica. Passato a posto volume, mi sta stonando. Vai. Oh, relax. Relax. Lancia tu bombe già che ci sei. Vai, do a tu. Va Romagnano. Ce lo riportiamo. Miratona sul Gattinara.
e dritti verso Ivrea. Ops, mannaggia. Quando mette a toccare. Ok. Bene. Tutta dritta fino ad Ivrea, prossimo stimato. 9 minuti, 8 minuti e mezzo, fa vedere. 8 minuti. Andiamo un attimo a vedere l'aeroporto di Aosta. Quanto è lungo, non me lo ricordo. AIP AD2 Aosta, eccolo qua. La parte di Aosta. 1698, oh no, questa è la strip, 1499 metri, chilometro e mezzo, barca 30 metri, ci ferma 319 chilometro e mezzo, perfetto. Ritornando a bomba, come dice Chris, Ivan, ieri c'è una bomba. Cinque minuti e 45 a Ivrea. E poi dritti dentro le gole della loro parte. Qui ce la facciamo tutta manuale. Adesso il copia e incolla ha funzionato. Qua copia e incolla non funziona. Maledetto. Lo schio a mano. Che fastidio. 10.58. Ivrea. 500. Piedi. Via. Suo giusto coso. Ecco Biella. Qua c'è l'aeroporto. Vediamo se si vede. C'è nel Kaiser. Eccolo.
attraversato la direttrice della pista. 35-34, non mi ricordo qual è, dell'aeroporto Biella. Pensa qua sotto. Oh! Sono andate via le nuvole. Ottimo. Abbiamo guadagnato qualche frame in più al secondo. Appena arrivo su Ivrea, virata verso destra, mi infilo nelle gole della Dora Baltea verso Aosta. C'è scritto qua reporting Ivrea, ok. L'aeroporto di Aosta fa 1750 piedi, quindi 2005 sto più che bene. Che dice qua, ma sfrocio da qualche parte. Ci passo, ci passo. Grande scavallata sul Pollengo. Oh, una barriera questa. Fantastico. Ecco, noi dovremmo entrare qui dentro. No, se c'è un video lo allontano pure. Dovremmo entrare qui dentro. Ecco il famoso castello sospeso di Ivrea. Potete ammirarlo alla mia, alla vostra destra. Stupenda costruzione medievale, sita proprio ponta a ponta la montagnella di Ivrea. Ecco qui il piratone. Riporto traffic PE58 reporting. Bella sta scena, oh. Fantastica. Shuttle on 500 piedi, si spera. Bella sta scena. Ok. Vedo più il mouse. Sclerato. Ok. Andiamo in manuale. Ha scaricato la batteria sicuro. A mantenere 2500.
qualche nuvoletta, qualche sbattutaccia sulla Unicom. Qua ci passo, anzi ci pure viro. Giro attorno al Montarozzo o ci passo su? Ci giro attorno, vai. Anche perché sto scendendo. Dovrei salire. A questo punto salgo. Di ristabilizzarmi, anche ristabilirmi su 2500 piedi, apposati, bravo, bravo così. Shadion, tiro giù i flap. 3 miglia, 6 miglia, Châtillon, Nus 3 miglia, Nus aeroporto 3 miglia, Châtillon, tiro giù i flap, incomincio a rallentare. Scendi pochito pochito, suave suavecito. Ti ricordo, Paride, che lì c'è la montagna. Ma no, giusto per ricordartelo, eh. Se casomai non l'avessi vista. Siamo quasi su Châtillon. Eccolo qua, Châtillone. Aggiustiamo un po' il trim.
120 nodi va bene, non scendiamo di più però. A vedere il campo, eccolo, questo è Nus. Non male che il timone sta a fare il bravo, se no disattivo, senza perdere tempo per niente. Dicevo, pista 27. Pista 27. Ok. No, scendiamo. Nus. Traffic 1058 on final runway 27 runway landing. Giù seconda tacca di flap, se ci riesco acceleriamo. Giusto il trim. Giù il carrello, ragazzi. Ne fai il bravo, Timone, fai il bravo. Non stai facendo il bravo, Timone. Bravo, 80 nodi, 90 nodi, con 80, 90, accelera, inizia il flare. Flare. Eccolo qua. Excellent landing. Benvenuti ad Aosta. L'atterraggio è avvenuto correttamente, molto delicato. Potete slacciare le cinture se volete farvi anche una sigaretta. Spicciamo l'ara. Qua la strada la so, parcheggio sta giù in fondo, se non erro. Mamma vede, va. Non se lo mai sapere.
No, nostalgia in fondo. Top. Stava là. Ok. Facciamo una manovretta qua davanti, va? Stanno a combinare su sta Unicom, non si sa. Eccoci qua. Piazzo nel mio cerchietto preferito. Avevo contato un raccordo in meno, ecco perché me lo so perso. Larga sto bilico, va. On blocks. Bene. Vediamo che ci dice Ivao. Ci dice on blocks. Perfetto. Andiamo a girare la chiave. Vediamoci sto replay, vai. No, non ce lo possiamo vedere il replay. Dobbiamo staccare i VAU, se no succede un casino. E facciamo il resoconto allora. Per la gioia di mia moglie, facciamo il resoconto. Devi tornare per le 5. Sono le 16:41. C'ho 21 minuti per fare il resoconto. Alla faccia tua. E ti blocca sterzo, sì. Non si sa mai. Metto il blocca yoke. Blocca yoke. Mi do blocca sterzo. Ottimo, ci è scritto solo. Ah, ci è scritto due volte, metti blocca sterzo. Vabbè, allora, dicevamo. Aeroporto cantonale di Locarno. C'era l'ATC ma poi mi ha abbandonato. Pista in erba, decollo, punto d'uscita W, più o meno. Volo in manuale sul lago Maggiore. Ho fatto un po' di tribolamenti perché non si attivava il pilota automatico, ovviamente, grazie al Kaiser. Stava messo in nav invece che in GPS, me ne sono accorto tardi. Vabbè, comunque l'Aveno, sti cavoli, Romagnano, Ivrea, Gole della Dora Baltea. Grazie Stefano, grandissimo. Dove stavo? Pont Saint-Martin.
che non ho usato come riporto, l'altra volta sì, nella prima tappa. Mi ricordo che altro punto ho messo pure, boh, vabbè, comunque. Certo, non poste italiane. Borgo, virata dentro per San Vincent, Casino. Châtillon, erma da mettere punti strani. Châtillon, Nus, finale, atterraggio, sbagliato il raccordo, torno indietro e parcheggio. Questo è il quanto. Volo abbastanza tranquillo, fortunatamente il timone mi ha assistito. Non ci speravo, ma mi devo ricredere. Mi sono dovuto ricredere. Tiro su i flap. L'aereo sta parcheggiato. Stacchiamo sta Unicom. Stacchiamo. Ivao, che ora sotterrato. 41, 40, 44. Lasciamo altro paio di minuti in modo che riesca a stabilizzarsi bene, così non ho problemi per quanto riguarda la validazione della tratta. Oh yes, vabbè, dai. Nel frattempo facciamo una cosa tecnica. Vediamo sta canzone bruttissima, non se lo sentì. E andiamo a disconnettere. Bruttissimo suono. Disconnessi, ok, andiamoci a gustare lo replay. Guardate. Penso che da qua va bene. Il vento si sentiva, sto di traverso. Guardate la scodata. Fantastica, passaggio sull'autostrada. Primo flare, secondo flare e touchdown. E visto ogni volta mi dà un valore diverso di cosa, di FPS, come si chiamano là, FPM. Allora, vediamoci dalla torre. Un po' troppo. Grande slomo. Vai con la scodata. Comunque è di piombo sta aereo con tutti i flap tirati giù, eh. È proprio di piombo. Pista un po' in discesa. Il primo flare per rallentare.
Secondo flare. Fantastico. E touchdown. Eccolo. Fantastico. Adesso mi ha dato 12. Giustamente sta alla metà della velocità. Fantastico. Dovevo entrare in questo di raccordo invece che in quest'altro, però dai, ci sta tutto. Vai. E anche il replay è andato. Bene, oh ragazzi, ho finito il WFR Tour. Non è ancora detto, mi devono prima validare la tratta, poi ufficialmente sarà ufficialmente concluso. Mi darà il bollino, il fatidico bollino sui wow del WFR Tour, del completamento del WFR Tour. Vabbè, poi ci sono gli altri, vediamo un po' quello che fa forse l'YZ, andiamo a vedere un po' come funzionava pure l'Airbus 319 sulla pianificazione del volo con l'FMC attualmente. Poi ancora non sono riuscito a portarlo al decollo. Comunque possiamo vedere di iniziare qualche cosa tipo il tour Yankee Whiskey, Yankee Zulu, con praticamente le regole di volo miste, ovvero parto in IFR e concludo in VFR per lo Yankee, e parto in VFR e concludo in IFR per lo Zulu. Devo vedere un attimo pure come fare il piano di volo, come farmi validare il piano di volo stesso, e poi cominciamo a volarci qualche tratta che sinceramente non ricordo nemmeno qual è la prima tratta. Ok, stavo vedendo il sito un attimo qua. Ok, no, ivao, questo è aereo, ivao.it, che l'ho portato qua, non si sa. Oh, allora, piano di volo, ecco qua. Porto il browser un attimo di qua, così ci vediamo insieme. Piloti, tour di divisione, eccolo qua, Yankee Zulu Tour. La prima tratta, questa è corto, 14 tratte, 14 settimane, una la domenica, ah! Non credo di finirlo, vabbè, proviamoci. Parma Trento, la prima tratta sarà Parma Trento ovviamente, ed è Yankee, quindi devo uscire dall'aeroporto ovviamente, se l'aeroporto ce l'ha. Andiamo a vedere Parma, sì, ce l'ha le SID, eccola, che barba. Ok, devo uscire per forza con una SID. Transition altitude 6000 piedi. E esco. Dipende dove devo andare verso nord, quindi userò sicuramente questa SID qua. La Mispo 5Z qua. Mispo 5Z, che caricherò, andiamola a vedere, eccola qui la procedura. È praticamente waypoint non ci sta, a parte del minator, quindi ci ha qui, devo stare a 2000 piedi,
giro e su Mispo devo stare già a flight level 100, quindi a 10.000 piedi, con un limite di 200 nodi di velocità, ma quello non sarà un problema, sinceramente. E questa è la SID di uscita. Poi da Mispo in poi vedo un attimo se posso farmi vedere la 5 per l'uscita, Parma in VFR. Punto, devo andare a Trento. C'ho la mappa del Milano qua. Milano CTA. Ovviamente non è buona. C'ho Padova CTA perché sta sotto Padova. Eccola qua. Allora me ne esco da Parma con la SID Mispo, aspetta un attimo, fammi vedere questa SID Mispo. Ma è l'unica per uscire verso su, quindi per forza questa devo utilizzare. Poi da Mispo ci sarà, che ne so, dove sarà, non lo so, vado a vedere col VFR Flight, andiamo a vedere dove sta sto Mispo. Questa è la mappa che va un po' meno dispendiosa di risorse. Ok. Milano, va via, cammina, Parma. Ok, leva le città, metti i fix. Parma, esco e Mispo dovrebbe stare qua sopra da qualche parte, no? Eccolo qua. Sta sotto Cremona praticamente Mispo. Fammelo vedere qua. Allora, Parma, Cremona, Mispo sta qua sotto. E sì. Uscito da Mispo, vado in VFR e mi faccio tutta la salita verso Trento. A sto punto Mispo, primo punto di riporto Pontevico, De Senzano e tiro sopra il solito Calliano, sembra che sì, Calliano, me lo ricordo bene, o De Senzano, Peschiera del Garda, forse è meglio Mispo, Pontevico, Peschiera del Garda, Calliano Trento, già si può fare, vabbè. E poi mi devo far validare il piano di volo. Vabbè, e per oggi è tutto. Ci aggiorniamo, speriamo che questa vada a buon fine, la validazione di questa tratta vada a buon fine, ma dai, se sono andate a buon fine le precedenti 24, non vedo perché questa non dovrebbe essere accettata. Ebbene. Allora ci vediamo alla prossima, proviamo a fare la prima tappa del tour Yankee Zulu e vediamo che c'è, vediamo cosa succede, sicuramente sarà un disastro come la prima del VFR Tour, però man mano impariamo qualcosa di più. Rinnovo l'invito a chiunque voglia farsi un giretto con me, volare insieme, fare qualcosa insieme, insomma. Mi potete contattare tranquillamente su Facebook, su Instagram, dove pare, tanto il nome, la username è sempre paride.degasperis, che vedete pure lì sotto, nell'angolo in basso a destra. E vi saluto con il solito state buone e alla prossima tappa. Ciao agliù! I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just wanna, yeah, I just wanna.
From start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now there's no matter, my love and my pleasure, the key to my treasure, whatever's the weather. Day up and out with you till I die. How many times for you, I'ma try. Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it. My best friend, she saved my life, my happy end in hard times.